Trascorrere il Natale in un reparto di ospedale con pochi giochi per un bambino è una vera e propria difficoltà, eppure succede anche in uno degli ospedali più all'avanguardia d'Italia, il Meyer di Firenze. E da una mamma valdarnese, Francesca Sottili, di 38 anni, di figline, è partito l'appello per raccogliere giochi per i bambini malati di cancro ricoverati all'ospedale pediatrico fiorentino. Una gara di solidarietà che si è già messa in moto dal momento che mamma Francesca, residente a Restone e madre di due figli, ha lanciato un messaggio sul social network più cliccato d'Italia, Facebook. Le parole del messaggio sono semplici e chiare. Ciao a tutte le mamme, sto raccogliendo giochi per la ludoteca centrale del Meyer di Firenze ed in particolare per il reparto di oncoematologia, scrive la giovane mamma. Se avete giochi che non usate più, in buono stato, nuovi o mai usati, scrivetemi. Grazie a tutte le mamme che risponderanno. Insomma, è partita dal Valdarno una raccolta di giochi per i piccoli affetti da gravi malattie del sangue. All'ospedale fiorentino, ci racconta Francesca, esiste una ludoteca, ma in questo periodo è rimasta chiusa a causa della presenza di umidità, ma soprattutto è rimasta interdetta ai bambini che devono essere protetti da tutto ciò che può recare danno a probabili immunodeficienze o malattie del sangue. Durante tutto il periodo delle feste, i piccoli del reparto oncoematologico sono dovuti rimanere all'interno delle loro camerette con i pochi giochi portati dai genitori. Per questo la giovane mamma filinese si è data da fare per trovare una soluzione e così ha chiesto alla direzione se era possibile fare una raccolta di giochi. Da lì è scattata la solidarietà. Basta che i giochi siano quasi nuovi per tutte le fasce di età infantile, lavati e disinfettati, sottolinea Francesca. Poi saranno gli operatori sanitari a dividere gli attrezzi ludici per ogni tipo di situazione ospedaliera. Grazie a questa iniziativa i bambini meno fortunati potranno avere a disposizione una vasta gamma di giochi con i quali scatenare la propria fantasia e trascorrere qualche momento diverso per dimenticare aghi, punture e medicinali. Un caso di solidarietà che ha commosso le altre mamme del territorio e che ha messo al lavoro intere famiglie, ora alla ricerca di vecchi giochi dei loro bambini per consegnarli a mamma Francesca. Basta connettersi alla sua pagina Facebook, Francesca Sottili appunto, e chiedere alla giovane mamma come fare per consegnare i giochi. Lei ne sarà felicissima. E perde ogni cosa che c'è in me.